Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, rigori time, Monza-Milan 1-1, tra poco vi dico quel che penso, non prima di avervi consigliato un metodo per guadagnare in maniera matematica con il calcio. Non si tratta di scommesse d'azzardo in alcun modo, ma di un metodo, ripeto, matematico per crearsi un'entrata mensile che male non fa assolutamente. Questo è possibile grazie alla monetizzazione dei vari bonus e dei siti di scommesse, ripeto, senza rischiare nulla perché non si tratta di scommesse. Per saperne di più, stanno iniziando i rigori, mi raccomando clicca sul link in descrizione, iscriviti al corso gratuito degli amici della Matched Betting Academy. Oltre al corso gratuito anche 3 regali per voi aggiuntivi, mi raccomando approfittatene. Ed ora rigori time, entriamo nel mood. Parte il Milan con Reinders, la punizione l'ha tirata ai parcheggi e il rigore lo segna. E il rigore, Dani, ti stai esaltando per un amichevole? Sì, perché quando gioca il Milan mi gaso sempre tantissimo. Gol di Reinders che se la ride perché si ricorda della punizione che ha tirato dall'altra parte dello stadio. Comunque tra un rigore e l'altro, ragazzi, vi dico che questo Milan mi ha fatto addormentare abbastanza. Non capisco perché Pioli abbia aspettato l'80esimo per fare i cambi. Mistero incredibile, li ha proprio spompati tutti. Petagnone dal dischetto, Magic Mike lo spiazza, gol del Monza, signori. 1-1, questi calci di rigore, 2-2 il complessivo invece. Attenzione. Unica nota positiva, punizione a parte, Reinders, ragazzi, gioca a testa alta, bella visione del gioco, bel tocco palla. E anche Loftus-Cheek non mi è dispiaciuto, un gran bell'armadio. Tira Okafor adesso, il tiro, mamma mia, che bella rasoiata. Aveva intuito Di Gregorio, ma la palla era bella tesa, fortissima, secca, all'angolino. Il gol di Okafor, bello, super angolato. Guarda da una parte, tira dall'altra e la mette proprio in buca d'angolo. Adesso va... Chi è? Chi è? Caprari? Va Caprari! Ma figuriamoci se sbaglia Caprari col suo piedino magico. È impossibile che sbagli Caprari. In effetti spiazza Magic Mike, che per adesso è stato sempre spiazzato. 2-2 dai rigori, 2-2 il risultato. Lo spiazza Magic Mike. Vediamo chi va per il Milan. Va Tomori, giocatore che deve riprendersi, deve tornare a giocare come un tempo. Oggi non mi è piaciuto, poteva fare molto di più sul gol subito. Va dal dischetto Tomori, tiro, lo spiazza Tomorigno, bravo, gol di Tomori, incrocia col destro, 3-2 Milan. Vediamo chi va a battere invece per il Monza. Ora c'è Macin con l'arbitro Marcenaro. Macin. Magic Mike, ragazzi, la sta facendo apposta. Si fa spiazzare tutte le volte e poi nel momento clou, track, la para. Track, la para. Allarga le braccia Magic Mike. Urca, la stava prendendo. Aveva intuito il tiro ad incrociare, ma non riesce a opporsi alla conclusione. Tiro molto bello,
a incrociare, bello secco, raso terra e forte. Tutti i rigori battuti molto bene, ragazzi, sia da una parte che dall'altra. Ocho all'off-to-cheek. Ragazzi, se fa lo scavetto... Cazzo, immaginate l'off-to-cheek, un armadio del genere che fa uno scavetto. Secondo me è abbastanza ignorante per... No, non lo farà, però... Rincorsa breve, guarda da una parte e tira centrale. Tira centrale l'off-to-cheek. Glaciale, freddo, come un iceberg. Il gol di l'off-to-cheek. Decisamente centrale questo tiro. Si era lanciato invece alla sua sinistra Di Gregorio. Ed ora i rigori iniziano ad essere decisivi. La palla inizia a pesare sempre più. Peraltro, ragazzi, mi raccomando, mancano 1061 iscritti per i 300.000. Dai con le iscrizioni, dai. Chi va a battere per il Monza? Ocho, rincorsa. Numero 11, il tiro! Che bello sto rigore. Ragazzi, tutti i rigori battuti veramente bene. Tutti i rigori battuti molto bene. Mamma che bel rigore. Questo è stato uno, per adesso il mio preferito. Sotto l'incrocio, sotto la traversa. E ora, ragazzi, capite che è il primo che sbaglia. Sul dischetto c'è Colombo, che ha battuto il rigore decisivo la scorsa stagione con il Lecce, tirando una ciofeca di rigore, ma l'importante è che la palla sia entrata. Lì l'aveva abbastanza zoppata la palla, invece adesso la piazza molto bene. Sulla sinistra spiazza Di Gregorio e adesso è tutto nei piedi del Monza. Perché se il Monza dovesse sbagliare, la vittoria andrebbe al Milan. L'alza anche Colombo, non me l'ero accorto. Dalla prospettiva non me l'ero accorto. Mezza altezza, che non è il massimo, però l'ha spiazzato, quindi poco da dire. Per adesso 9 rigori su 10 messi a segno e va Pessina contro Magic Mike Maignan. Vediamo Pessina. Maignan cerca di disturbarlo. Cosa fa Maignan? Cosa succede? Perché ci sono due palloni in area di rigore soprattutto? Vabbè, si capisce. Vediamo se lo ha innervosito abbastanza. Pessina contro Magic Mike, allarga le braccia Magic, Pessina lo spiazza. Ragazzi, tutti i rigori belli, tutti i rigori, anche quelli meno belli, tipo quello centrale dell'off su Cic, hanno comunque tutti un senso. Anche qui rigore abbastanza centrale, però lo spiazza. Ora sono curioso di vedere chi tira. Ma perché lo facevo tirare Mirante? Può tirare Mirante? Vedendo i video su YouTube, ragazzi, sul canale. Oh, ciao! Oh santo Dio! Ciao! La finta di ciao! La finta di ciao lo spiazza! Allora, Di Gregorio è rimasto centrale e secondo me ha fatto bene. Anch'io mi aspettavo un tiraccio centrale e invece lo tira molto bene. Ciao, bravissimo. E secondo me non c'era tanta fiducia nel rigore di Ciao, vedendo anche le espressioni dei tifosi del Milan sugli spalti. Se la ride Ciao. Birindelli. Vabbè, Birindelli non può sbagliare, col cognome che si ritrova non può sbagliare. E sbaglia Birindelli. Quindi, ragazzi, questa partita la vince il Milan. Mi dispiace, ovviamente, Birindelli era comunque un amichevole, un trofeo molto tranquillo.
Ragazzi, se la ride Birindelli, io prima di salutarvi voglio ricordarvi di cliccare, clicca sul primo link in descrizione ed iscriviti al corso gratuito che ti insegna a guadagnare con il calcio in maniera assolutamente matematica. Ti registri e poi il corso lo guardi quando ti pare e piace e poi mi ringrazierai. Per adesso è tutto ragazzi e alla prossima. Ciao!